Il mukbang più rumoroso che io abbia mai fatto. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. No, non si può fare. No, non si può fare. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono finalmente qui per un nuovo mukbang. Cavoli, è difficilissimo fare questo video oggi perché se tengo la finestra aperta c'è caldo. Se accendo il ventilatore mi vengono i capelli in faccia mentre... Adesso mi tolgo i capelli davanti, magari riusciremo a fare qualcosa. Comunque, da quando sono tornata da queste vacanze mi avete chiesto in tantissime di rifare un mukbang e non potevo non tornare con il McDonald's perché so che è uno che vi piace, cioè è proprio quello che vi piace in assoluto. Quindi, iniziamo. Metto i capelli indietro, magari riesco a mantenere un po'... acceso questo. Comunque sono contentissima di essere tornata qui per farvi un mukbang perché da un sacco di tempo che non ve ne faccio uno e infatti nella cosa di non farvelo da tanto si vedeva in una clip dove facevo un aperitivo, ho mangiato davanti a voi con quello perché so che mi mancava. Comunque allora oggi ho preso un Big Mac che io non prendo praticamente mai, delle alette di pollo e delle patatine che vabbè ci stanno sempre e io adoro con la maionese, è pazzesco con la maionese. Oltretutto sto facendo un mukbang struccato, raga, cioè mai nella vita. Io di solito i mukbang li faccio che sono truccatissime, invece oggi sono struccata. Vabbè. Assaggiamo questo, va, e ci metto un sacco di salsa. Veramente buono. Quando eravamo in vacanza siamo andati a mangiare in un posto tipo che faceva di tutto, la pita, il messicano, hamburger, tutta sta roba così. La cosa più bella, diceva Kristen, è che facevano tutte le cose enormi, tutto grandissimo. E infatti le, mamma mia, le dimensioni erano pazzesche. E io ho preso anche dei polli, delle alette di pollo. Ma vi dico, erano la fine del mondo. Guardate quanta salsa. Pazzesco. Questo sarà veramente il mukbang più rumoroso di tutti. Comunque ci sono rumori ovunque. Io non so che cosa sentirete dalla telecamera, ma sto infatti pensando seriamente di farmi un microfono per fare bene l'ASMR. Non lo so, scrivetemi qua sotto se volete proprio sentire io che mastico, perché a me piace e so che a molti altri piace, quindi fatemelo sapere. Questa era Ale che tossiva. Ok. Pronto? Ti richiamo tra un attimo. Ciao ciao. Ok, so che tutti lo state aspettando. Vado. Che poi oltretutto tutti mi hanno detto che sono tipo super ossessionati dalla salsa che c'è dentro il Big Mac. Io non me la ricordo. Io sono ossessionata da quella del Crispy McBacon. Vediamo. Vado. Yes. Ok. Ok, mi sa che sto capendo. Ok, capisco perché piace, perché effettivamente è molto presente come salsa. Preferisco quella del Crispy McBacon. Poi fatemi sapere qua sotto se siete anche voi, se
se siete pro Crispy McBacon o Big Mac, fatemi sapere di che squadra siete. Però effettivamente la salsa è molto forte. Io sono preoccupata però perché qui vedo un... vedete, spunta un cetriolino che è una meraviglia. Vabbè dai, senza pensarci, cioè mi piacciono i cetriolini, però sapete che facciamo? Sto per fare la mattata. 3, 2, 1. Da solo non era un granché. È buono però. È veramente buono. Mi piace un sacco. Questo qua ogni volta che lo prende Ale ci toglie i cetriolini e la cipolla e la senape, se non erro. E mi sa che fa bene. Ah, sì. Lo sto spogliando. Prendo un sacco di patatine. Perché solo una non c'è soddisfazione, raga. Vado di altro pollettino. Stavolta faccio senza salsa. È buono lo stesso anche senza salsa. Comunque in origine questo doveva essere un no talking. Sì, mi sta riuscendo proprio. Cioè, avevo acceso la telecamera con l'idea di fare un mukbang no talking, perché me lo chiedete spesso, perché piacciono anche quelli senza, vabbè, non riesco, senza parlare. Ma a quanto pare non riesco a starmi zitta. No, in realtà vi dico la verità. Doveva proprio essere un no talking, però rumore di qua, rumore di là, tanto vale. Comunque avrei un sacco di cose da raccontarvi sul viaggio, anche 2 o 3 horror delle esperienze, e vorrei raccontarvele, però non lo so, scrivetemi qua sotto i commenti se vi interessa. Perché non vado nello specifico, ma una delle persone con le quali stavamo, perché noi all'inizio stavamo non a casa di Cri ma in un bed and breakfast, c'era una persona che sente e vede determinate cose. Io a quanto pare attraggo queste persone. E che addirittura sapeva leggere il futuro e altro, però io non ho fatto solo 2 o 3 domande ed effettivamente ci ha preso a tutto, su alcune cose. E poi appunto sul futuro, boh, spero che ci abbia preso su alcune cose. Però il fatto è che questa persona vedeva cose accanto a noi, cose che erano nella casa, quindi è stato tutto molto ansiogeno. Non ho vloggato questa cosa perché non mi sembrava il caso. Calcolate che lì comunque in Puglia la maggior parte delle case, più che altro dove stavamo noi, la maggior parte delle case sono vecchie, magari ristrutturate, però vecchie. Sicuramente insomma ci sono vecchietti che là dentro ci vivevano e non ci sono più. Quindi per carità, anche nelle grandi città succede questo, ma nelle grandi città magari può capitare che vai ad abitare in un palazzo giovane che è appena stato costruito. Magari insomma non è deceduto nessuno dentro. Però lì 10 volte, diciamo 9 volte su 10 stai sempre in case magari piene di queste energie, no? Quanto è antiestetico così? Non aiuti, zio. Però insomma c'era questa persona che ci ha raccontato, ci ha detto delle cose, ha visto delle cose in quella casa che
erano un po' tipo ok, non vorrei che tutti i miei mukbang diventassero horror, però infatti non ve lo dirò adesso, magari ve lo accenno, però poi scrivetemelo qua sotto nei commenti se volete che ve ne parlo. Vi dico solo che ogni volta che tornavamo a casa, questa persona prima di entrare vedeva che sulla sedia c'era seduta sempre una vecchina e noi non la vedevamo. Credeteci o meno, perché lo sapete che paranormale, insomma, è un argomento che molti non credono, io rispetto, però quando poi vedi con i tuoi occhi come è successo a me su molte cose, poi magari dici, mi sa che qualcosa che non conosciamo ci sta. Qualcosa esiste di inspiegabile. Comunque sia, scrivetemi qua sotto nei commenti appunto se volete che ve ne parli e ve ne parlerò. No, perché sennò veramente tutti i miei mukbang sembra fatto apposta, ma in realtà c'è il fatto che io penso veramente di attirarle certe persone e c'è anche una teoria su questa cosa, nel senso che tu attrai determinati tipi di persone. Vabbè, è una teoria un po' lunga da spiegare, però c'è anche tipo la negatività attrae negatività, la positività attrae positività, tutta questa roba qua. Magari se non ci credete, ok, ma io fortemente perché io ho già conosciuto una sensitiva con la quale mi sono legata molto, alla quale mi sento molto legata, e il bello è che da subito, e non ho avuto il tempo di conoscerla bene, eppure da subito ho avuto un impatto grosso nella mia vita da subito, dal nulla, così. Non lo so, non ve lo posso spiegare, è strano. Mi capita spesso di conoscere persone che sono molto più, diciamo, propense per queste cose, non lo so. Comunque, a parte, apro e chiudo parentesi, ma intanto fatemi poi sapere nei commenti. Apro e chiudo parentesi, ho iniziato Stranger Things, mi piace da morire. Raga, è bellissimo, veramente. È talmente tanto bello che in due giorni, tipo quando sto in bagno, mentre lavo casa e altro, mi metto solo quello. Adoro, sto facendo come Orange is the New Black, che sono, cioè nel senso, aspettate, nel senso che prendo e me lo guardo all'infinito perché mi piace tantissimo, però Orange is the New Black è proprio un altro tipo. E adesso sto aspettando anche le nuove puntate di La Casa di Carta. È bellissimo. Addirittura, per quanto ci è piaciuto sia a me che ad Ale, raga, non prendeteci per matti, però tipo la sera prima di metterci a letto, invece di vedere un altro film, ci guardiamo La Casa di Carta di nuovo, ma in lingua originale. Sono meno pepati dell'altra volta. Molto meno pepati rispetto all'ultima volta. Così mi piacciono di più, più delicate. Buone. Comunque io devo smetterla tantissimo di arrabbiarmi per determinati commenti che facciano, cioè mi possono dire tutto, ma quando mi parlano di mia figlia, raga, e devo smetterla perché praticamente è successo. In pratica c'è stata una tipa che ha scritto: ah, ti credo che non vai in vacanza con i suoi perché anche lei è giovane e si vuole divertire con i suoi amici. Non così, l'ha scritto in modo molto più aggressivo, io vi giuro. Me la volevo mangiare per rimanere in tema. Cioè, ma che ne sai? Che ne sai come sono fatta? Poi la vacanza con... che ho fatto con i miei amici la potevo benissimo fare se c'era anche Lara. Non è che siamo andati a uno state club e dici: ah, i bambini non possono entrare. È stata una vacanza normalissima tra mare e piscina, anzi se c'era mia figlia era molto meglio. Però si era già organizzata con i nonni, quindi io vi giuro, quando ho sentito questa cosa, tipo, perché già sto soffrendo per il fatto che mi manca un botto,
In più mi sono messo pure così. Tutte le volte mi dimentico che c'è l'osso. Bene tesoro, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che questo mukbang vi sia piaciuto. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, che è domani ore 14, sempre qui, sempre su questo canale. E ricordatevi di lasciarmi i commentini qua sotto e PS, ricordatevi che a settembre uscirà la mia nuova canzone. E tra pochissimo vi comunicherò la data d'uscita proprio nel mio Instagram. Quindi mi raccomando, seguitemi, Paradisi Chiara. Love you, a domani. Bye.